Thank <laughs> you. I lemuri sono delle proscimmie, come si dice, cioè dei primati molto primitivi, in altre parole, sono un po' dei nostri lontani parenti di milioni e milioni di anni fa. Il Madagascar rappresenta l'ultimo paradiso in cui si possono ancora vedere questi animali. Quest'isola, infatti, si è staccata dal continente africano in tempi antichissimi e i suoi abitanti, eh, i lemuri, eh, arrivati insieme ad altri molto tardi, hanno continuato a vivere e a evolversi indisturbati. Costituendo una comunità unica al mondo. I lemuri, in particolare, si sono evoluti in forme diversissime. Si va dai lemuri grandi quanto un topolino ad altri grandi come dei bambini, e si sa che in passato viveva addirittura un lemure dalle dimensioni di un orso. Alcuni si sono adattati alla vita notturna, altri a compiere balzi prodigiosi da un ramo all'altro, li vedremo in azione un piccolo Egden insomma, dimenticato in pieno Oceano Indiano che ora visiteremo. Eccolo qua. I lemuri sono dei primati e di conseguenza sono parenti degli scimpanzé, dei gorilla e dell'uomo. Ne esistono oltre 20 specie diverse, ognuna unica per il suo aspetto e per il suo comportamento. Hanno gli occhi posti in posizione frontale, come i nostri, e non ai lati della testa. Questa caratteristica, che permette una visione binoculare, è utilissima per valutare meglio le distanze tra i rami degli alberi. Le mani sono anch'esse simili alle nostre, con un pollice che si muove verso le altre quattro dita e consente di afferrare. Grazie al loro raffinato senso dell'olfatto, i lemuri usano il naso più degli altri primati. Danno alla luce piccoli ben sviluppati, che trasportano così per diversi mesi. L'abitudine di pulirsi e spulciarsi a vicenda è comune tra i primati e oltre a migliorare le condizioni igieniche del branco serve a rafforzare il legame tra i diversi esemplari. A differenza degli altri primati però, i lemuri non si spulciano con le dita, bensì con i denti, passando la mascella nel pelo come se fosse un pettine. Fin da cuccioli i lemuri mettono in pratica le loro capacità acrobatiche, grazie alle quali si spostano rapidamente tra gli alberi della foresta. Alcuni lemuri, e soprattutto il catta, trascorrono molto tempo a terra. Le code lunghissime che tengono ritte come bandiere servono forse a mantenere unito il gruppo. Fanno strada le madri, che trasportano i cuccioli più piccoli sotto il ventre. In questa società sono le femmine a comandare. Dopo tre o quattro settimane di vita, i giovani si trasferiscono in groppa. Da qui hanno una migliore visuale dei dintorni, sempre che si mettano dalla parte giusta. Se questi non fossero lemuri, ma cercopitechi o babbuini, la scena farebbe pensare all'Africa orientale. Ma i lemuri non sono vere e proprie scimmie e vivono soltanto nell'isola tropicale chiamata Madagascar. Un tempo il Madagascar era unito al continente africano, ma circa 50 milioni di anni fa se ne distaccò con il suo carico di piante e di animali primitivi. Per milioni di anni l'evoluzione continuò a fare il suo corso, influenzata solo dagli occasionali animali che riuscivano a raggiungere le sue coste viaggiando su zattere naturali. Oggi, come risultato di questo processo, il Madagascar ospita una straordinaria varietà di forme di vita uniche al mondo. Il catta è uno dei lemuri più facili da incontrare nella foresta. Nelle ore centrali della giornata scende a terra in cerca di ombra e di fresco. Qui si nutre di piante, fiori e talvolta addirittura di ragnatele. Ma il suo cibo preferito è costituito dai semi di tamarindo, che la gente chiama comunemente chilli. I frutti vengono aperti per raggiungere la polpa appiccicosa che circonda il seme. Gli esemplari dominanti affermano il loro potere rubando il cibo ai compagni di branco. Esistono due gerarchie separate per i due sessi, ma le femmine sono sempre predominanti sui maschi. Questo maschio tiene in mano un frutto di tamarindo. Ma quando si avvicina una femmina che lo vuole per sé, egli non oppone resistenza. L'arrivo di un lemure fulvo può causare qualche difficoltà. Quando le due specie condividono lo stesso territorio, nei luoghi di raccolta del cibo gli scontri sono frequenti. Dopo qualche resistenza, il catta si allontana, dando via libera all'intero branco di lemuri fulvi che aspettava su un albero. Le femmine presentano una macchia grigia sulla fronte mentre i maschi si riconoscono dal vertice rossiccio. Tra i lemuri tutti i membri del branco si dimostrano protettivi verso i piccoli e tra i lemuri fulvi questo comportamento è particolarmente diffuso. Gli esemplari giovani vengono sempre trasportati di traverso sul dorso e non lungo la schiena come fanno i catta. I lemuri fulvi cercano il cibo a terra e hanno una dieta più varia della maggior parte delle specie di lemuri. Mangiano foglie, fiori, frutti, ma anche funghi e persino mille piedi e ragni. Lasciata la foresta, sulle alture al di sopra della linea degli alberi, la vegetazione cambia bruscamente. Da lontano il paesaggio sembra tutto ugualmente verde, ma la natura di questa foresta è davvero particolare. Ci sono baobab enormi e di sette diverse specie, mentre sul continente africano ne sopravvive una soltanto. Ecco un altro albero davvero strano. È una didia Nonostante somigli a un cactus, questa pianta ha un vero e proprio tronco di legno. Le foglie succulente crescono solo dopo le rarissime piogge e quindi per gran parte dell'anno la pianta ha solo le spine. In questa zona le piante ricoperte di spine sono così diffuse che l'intero territorio è stato soprannominato la foresta spinosa. È una regione inospitale, calda e arida, il tipico luogo dove si penserebbe di incontrare solo rettili e insetti, come questa strana cicala. Ma proprio qui vive un bellissimo lemure, il Sifaka, pigramente aggrappato alle spine. Può saltare da una pianta all'altra senza mai ferirsi, nonostante il palmo della sua mano sia morbido come il nostro. I catta e i lemuri fulvi non riuscirebbero a sopravvivere in un luogo così arido, ma i sifaca vi si sono adattati straordinariamente bene. Questi lemuri hanno imparato a ricavare tutta l'acqua di cui hanno bisogno direttamente dalle foglie di Solanum, una pianta che appartiene alla stessa famiglia dei comuni pomodori. Così non hanno alcun bisogno di bere. Il Madagascar vanta una straordinaria varietà di habitat. I monti orientali sono ricoperti da una rigogliosa foresta pluviale che ospita un'infinità di creature curiose. Vive la specie che più di ogni altra incorpora lo spirito selvaggio e misterioso della foresta. È l'indri, il più grande lemure vivente, che proclama il suo dominio sul territorio con un canto monotono e inquietante. Un esemplare adulto è grande come un bambino di tre anni. La gente del posto lo chiama Babakoto, che significa il padre, forse considerandolo un nostro antico progenitore, rimasto sugli alberi. E di fatti è proprio tra i rami che l'Indri trascorre gran parte del suo tempo, nutrendosi di foglie. Nonostante anche questo animale si sia evoluto senza alcun contatto con le specie continentali, il suo comportamento ricorda molto quello dei gibboni del sud-est asiatico. Come questi forma piccoli gruppi familiari con coppie che restano unite tutta la vita. Comunica con gli altri branchi lanciando languidi canti. Per spostarsi di ramo in ramo non si dondola sulle braccia come i gibboni, ma balza sfruttando la potenza muscolare delle zampe posteriori. In Madagascar, come in tutte le foreste pluviali dei tropici, la varietà di vita animale e vegetale regala incantevoli sorprese. Le foreste orientali ospitano altri lemuri ancora, tra questi il Sifaca coronato, più grande del suo parente delle zone aride. Altri lemuri invece sono molto piccoli. Uno di essi è il lemure ventre rosso. Un altro è l'apalemure dal naso largo, che si nutre quasi esclusivamente di bambù. Pochi scienziati hanno avuto l'onore di osservarlo. I germogli freschi sono il suo cibo preferito, ma riesce anche a mangiare le canne più grandi, spezzando con i denti la parte esterna per accedere al più soffice interno. Buona parte delle antiche foreste del Madagascar è stata abbattuta per far posto alle coltivazioni umane. Le poche aree restanti rivestono un ruolo di grande importanza non solo per gli animali che ospitano, ma anche come indispensabile fonte d'acqua per le zone più aride. Ad aprile la breve stagione umida è quasi terminata. La notte appena passata è stata fredda e ora i katta si riscaldano al sole. Per i katta è iniziata la stagione degli amori, che durerà appena due settimane. In questo breve periodo ogni femmina andrà in calore per un giorno soltanto. Presto cominciano i riti di corteggiamento dei maschi, nei quali la coda ad anelli svolge un ruolo molto importante. Sull'avambraccio, poco sopra il polso, in corrispondenza della macchia scura, i catta hanno una ghiandola che secerne un odore ben riconoscibile. Questa ghiandola, insieme ad altre poste più vicino alle ascelle, secerne una sostanza appiccicosa caratterizzata da un odore diverso per ogni esemplare. I lemuri se ne cospargono la coda per dare corso a delle vere e proprie guerre degli odori. Scuotendosi la coda sopra il capo, ogni maschio colpisce il suo rivale col proprio odore. In presenza di una femmina o semplicemente del suo odore, i maschi più intraprendenti ricoprono ogni cosa del loro inconfondibile profumo. Questo maschio si strofina su tutto ciò che lo circonda, forse allo scopo di creare una vera e propria barriera fra sé e i suoi rivali. Cerca di avvicinarsi alla femmina continuando freneticamente a profumare ogni cosa, perfino la liana su cui si arrampica. Poco lontano i rivali sono in agguato e lui lo sa. L'inseguimento può durare a lungo, ma alla fine la femmina si lascerà avvicinare. La coppia si unirà più volte e resterà insieme fino al tramonto. Alla fine della giornata, quando i due si separano, il maschio inizia a pulirsi il pelo e lo farà fino all'alba. Al calar della notte, i lemuri notturni escono dai loro nascondigli. Questo è un Lepilemure. Ne esistono sette diverse varietà, tutte grandi più o meno come un coniglio. Sono tra i più piccoli primati vegetariani del mondo e a differenza dei lemuri diurni sono solitari e comunicano lanciando grida stridenti. Un altro lemure notturno si trova in queste foreste ed è il più piccolo primate del mondo. Si chiama microcebo murino. Pesa appena 60 grammi ed è più piccolo di un uovo di gallina. La sua dieta è altamente energetica e comprende insetti e frutta matura. È l'unico lemure a partorire in un nido e a dare alla luce piccoli ancora ciechi. Quando torna la luce, i Sifaka si mettono in movimento. La loro straordinaria agilità risulta ancora più evidente quando li si osserva al rallentatore. Questi lemuri si sono specializzati a balzare in verticale, dandosi la spinta con le zampe posteriori e usando le zampe anteriori per bilanciarsi e tenersi in equilibrio. Quando gli alberi sono troppo distanti per consentire il salto, allora i Sifaka sono costretti, il loro malgrado, a scendere a terra, ma non sapendo camminare continuano a saltare, mettendo in scena un involontario balletto. Quando il sole sale sull'orizzonte, il caldo diventa infernale e i Sifaka cercano un po' d'ombra per riposare in attesa della sera. Ogni giorno, da milioni di anni, i lemuri dormono, giocano e prendono il sole tra gli alberi. Prove viventi di un passato ormai scomparso, esempio della straordinaria creatività della natura, certo non sanno di aver scelto uno dei luoghi più belli del nostro fragile pianeta.